L'approfondimento è dedicato al nuovo regime di tassazione agevolata per i lavoratori dipendenti del settore privato. Ad illustrare l'applicazione della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate e a fornire chiarimenti sui benefici fiscali è Franco Galvanini, responsabile dell'area fiscale del CAF CISL. L'Agenzia delle Entrate ha emanato il 17 agosto una risoluzione che chiarisce ulteriormente il trattamento fiscale da applicare alle indennità di turno, svolte al lavoro, maggiorazione indennità di turno, per il lavoro svolto in periodo notturno per i lavoratori turnisti. Ma nell'occasione ha anche chiarito che sono oggetto della tassazione agevolata e quindi dell'imposizione sostitutiva del 10% le somme per prestazioni di lavoro notturno, comprendenti anche a questo punto il lavoro, il compenso ordinario corrisposto per quella stessa prestazione lavorativa. E ha ulteriormente chiarito che anche le prestazioni di lavoro straordinario sono assoggettabili a imposizione sostitutiva e quindi a una tassazione, una forma di tassazione agevolata, anche le ore straordinarie, dicevo, se comunque collegate a incrementi di produttività e comunque a elementi di competitività e miglioramento della competitività dell'impresa e altri elementi connessi all'andamento economico dell'impresa. È ovvio che i contenuti di questa risoluzione consentono a migliaia di lavoratori il recupero di somme anche importanti per i trattamenti che il sostituto d'imposta del datore di lavoro in precedenza ha assoggettato a tassazione ordinaria, con riferimento alle retribuzioni che negli anni precedenti sono state sottoposte a tassazione ordinaria, anche se vi era la possibilità di sottoporle a tassazione agevolata, i lavoratori hanno la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa che consente loro quindi di recuperare il credito di imposta spettante. La documentazione necessaria per adempiere a questo tipo di integrazione è la certificazione che il sostituto d'imposta deve rilasciare e che deve contenere appunto i dati relativi alle somme che avrebbero potuto essere sottoposte a tassazione agevolata e invece sono state sottoposte a tassazione ordinaria. Quindi il lavoratore deve attivarsi per ottenere questa certificazione e quindi recarsi poi al CAF per completare e farsi assistere nella presentazione dell'integrativa stessa. Termina qui questa edizione del TG Lab. Vi ricordiamo che potete seguirci anche su Facebook e su YouTube sul canale Fisasca CISL e che potete inviarci segnalazioni e suggerimenti all'indirizzo mail redazione@tglab.it. È tutto, vi aspettiamo la prossima settimana. Se hai bisogno di salvaguardare i tuoi diritti, oppure vuoi informazioni sul tuo contratto di lavoro, o hai bisogno di notizie su busta paga, malattia e infortuni e ogni altra consulenza, per te c'è la Fisascat CISL. Tutela a 360 gradi per i lavoratori del commercio, turismo e servizi. Siamo su internet all'indirizzo www.fisascat.it, dove troverai tutti i riferimenti per metterti in contatto con le nostre sedi territoriali e regionali, alle quali ti potrai rivolgere per chiedere informazioni e per ogni pratica relativa al tuo rapporto di lavoro.